Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Il pezzo da realizzare è quello che vedete in figura. Volevo far notare alcune cose, innanzitutto che la proiezione è fatta col metodo americano, che le unità di misura sono pollici e sono anche frazionarie, per cui facendo questo esercizio impareremo sicuramente qualcosa di nuovo. Solita trafila. Apriamo un file di parte per sviluppare il nostro oggetto. E apriamo un file di disegno per verificare con le stesse proiezioni ortogonali la correttezza del lavoro. Inizio nuovo file di parte chiaramente in pollici e inizio nuovo file per le proiezioni in pollici e col metodo americano, quindi con le norme ANSI, ANSI inch americano. Divisione dello schermo. Portiamo questa nella metà sotto. Cominciamo ad analizzare l'oggetto. Allora, io penso che se sviluppiamo questa figura, quindi questa vista, poi andiamo a lavorarci dentro, sia un buon punto di partenza. Per cui ingrandisco questo profilo e di qua possiamo farlo sia che comprenda questa parte sotto, questo dente, sia che non la comprende e poi aggiungiamo il dente sotto. Io la farei completa, quindi con questo basamento, con questo dente. E poi andrò a togliere il materiale che devo togliere. Allora, la facciamo sul piano XZ. Nuovo schizzo. Disegno. Parto da questo spigolo. E faccio già questo quadrato in mezzo. Andiamo a sistemare la figura. Ecco, aggiungo tutti i vincoli di perpendicolarità che devo mettere. Chiudo la figura, vado avanti con i vincoli di perpendicolarità, faccio mi è rimasto l'ultimo. Terminiamo di sistemare la figura mettendo a posto anche questa parte centrale, quindi orizzontale. E poi mettiamo ortogonalità. Ok, possiamo pensare alle quote. Incominciamo da questa lunghezza che è 3 e 7 sedicesimi. Allora, 3 più 7 sedicesimi. Ha riscalato correttamente la figura come doveva fare, però qui io invece che vedere 3 più 7 sedicesimi vedo 3,438, il che non mi dice se ho fatto correttamente l'input della misura oppure no. Allora, per avere le unità di misura con il frazionario usiamo la modalità espressione. E vedete che qui sulla quota di 1 compare 3 pollici più 7 sedicesimi di pollice. 7 pollici diviso 16 senza unità di misura, perché qui l'unità di misura è già i pollici. Perfetto, quindi possiamo andare avanti a mettere tutto il resto delle quote. 7 ottavi,
7 ottavi, 1 e 3 quarti, 1 e 5 sedicesimi, 1 7 ottavi, 1 Questa altezza è di un quarto. Questa altezza è di 3 ottavi. 3 ottavi. L'altezza globale è di 1,15 sedicesimi. Più 15 sedicesimi. Ancora 6 quote necessarie, 2 sono il posizionamento, 2 sono le grandezze che ci sono in gioco qui, che sono 15 sedicesimi. E l'altezza che è 1. Poi la base del quadrato centrale è allineata con questo spigolo che abbiamo inglobato e che è alto 5 sedicesimi, quindi questa la tiriamo su e diciamo che 5 sedicesimi è questa distanza. Sedicesimi. Poi ci rimane 3 ottavi per posizionare completamente, quotare completamente il foro quadrato centrale. 3 ottavi. Abbiamo ancora 2 quote necessarie che sono chiaramente il posizionamento della figura, per cui la figura l'abbiamo fatta e l'abbiamo anche quotata. Andiamo a mettere questo punto centrale nell'origine. Questo punto centrale nel punto centrale. Completamente vincolato, fine. Adesso andiamo a estruderla. Per quanto? Beh, è tutto ovviamente 2 più 5 sedicesimi. Estrusione. Eccolo qua. 2 più 5 sedicesimi e facciamo un'estrusione simmetrica in maniera da mantenere il piano ZX come un piano di simmetria. Sistemiamo lo zoom, la finestra casa con lo zoom globale adatta alla vista. Direi che possiamo subito passare, prima di andare avanti a modellare, a rifarci le nostre due proiezioni ortogonali, le stesse due proiezioni ortogonali. Per cui io vado a salvare questo pezzo, parte 2, filmato. E di qua vado a costruirmi le due proiezioni base. Ok. E ok. Mi sembra che la scala sia la stessa 1 a 1 e quindi ci siamo. Vedete come la vista principale è abbastanza completa, mentre nella vista da destra compaiono parecchie differenze. Che adesso pian piano dovremo andare a regolare, a sistemare. Allora, cominciamo. La prima differenza che noto grossa è che questa parte qui di materiale, qui e qui non c'è materiale in queste due parti, mentre qui c'è. Quindi io devo costruirmi uno schizzo su questo piano.
e togliere questi due parallelepipedi larghi 3 ottavi e alti l'altezza globale meno 5 sedicesimi. Allora, cominciamo a costruire il primo. E costruiamo, già che ci siamo, anche il secondo. Allora, sistemiamo le figure. Quindi questo spigolo segue. Questo spigolo segue. Sono larghe 3 ottavi e sono distanti 5 sedicesimi, per cui qui metto una quota di distanza, contemporaneamente si piglia il parallelismo. Quota da qui a qui 5 sedicesimi. Allineo questa con questa. Analogamente, se metto la larghezza 3 ottavi e 3 ottavi è uguale, non ho bisogno di mettere ulteriori quote di perpendicolarità 3 ottavi e parallelismo 3 ottavi, e diciamo che questa è uguale a questa. Ok, 6 quote necessarie. Beh, direi che qui una perpendicolarità, allora questo la perpendicolarità la devo mettere, al massimo mi avvisa lui se sto esagerando, e anche su questa, forse su questa, anche su questa la devo mettere, e poi mi rimane la altezza di questa. Questo è uno scasso, per cui io dell'altezza me ne curo poco, e potrei farlo se l'altezza globale è 1 e quasi 2, potrei farlo da 3, tanto l'ho posizionato correttamente, potrei farlo da 3 e così sono sicuro che porta via tutto il materiale. Allora, 3 quote necessarie, questo però è tutto blu, quindi è vincolato, le quote necessarie sono di qua, qui mi manca ancora una perpendicolarità, un allineamento di questo con questo, completamente vincolato. Possiamo andare a fare l'estrusione fine, possiamo andare a fare l'estrusione per togliere quel materiale lì. Allora, modello 3D, estrudi questa area e quest'area a togliere. Per quanto lunga? Possiamo fare fino alla superficie questa. Ok, e diamo l'ok. Andiamo nella nostra proiezione ortogonale, clicchiamo e vediamo gli aggiornamenti che ci propone sulla base della nuova figura. E direi che la vista principale è completa per quanto riguarda tutte le linee visibili. In realtà mancano però 1, 2 e 3. E qui non si vedono le linee invisibili tratteggiate. Mentre la vista da destra c'ha ancora parecchi problemi, perché qui manca tutta questa parte centrale, compreso delle linee tratteggiate, questa e anche queste due. La presenza di tutte queste linee tratteggiate mi fa pensare alla presenza di due fori di forma quadrata, perché questo è ben visibile di forma quadrata, e questo qui, parte visibile e parte no, è anche lui di forma quadrata. Questi due fori si trovano uno sulla superficie davanti e uno sulla superficie dietro, perché anche qui è tutto scavato. Allora, cominciamo a costruire il foro sulla superficie dietro. Per farlo, apriamo un nuovo schizzo su questa faccia, costruiamoci un rettangolo e poi andiamo a sistemare la figura e poi a mettere le quote. Allora, questo rettangolo dietro è allineato con il dente, quindi la base sotto è allineata con il dente. Poi io direi di mettere le tre
perpendicolarità che servono, una, due, tre, quindi due, tre quote necessarie che sono il posizionamento sull'asse Y e le sue dimensioni. Allora, partiamo dalle dimensioni che sono 13 sedicesimi di larghezza. E l'altezza è 11 sedicesimi. 11 sedicesimi. E poi rimane dunque verticalmente, cioè sull'asse Z è posizionato, ci rimane una sola quota necessaria che è il posizionamento sull'asse Y, e qui è data ed è 3 ottavi, quindi da questo spigolo dista 3 ottavi, quota. Non il punto medio perché è pericoloso, quota. Da qui a qui 3 ottavi. Il nostro foro è quadrato, è completamente vincolato, quindi fine. Lo andiamo a distruggere. Taglio fino a questa faccia e diamo l'ok. Aggiorniamo le proiezioni ortogonali e vedete che il foro sotto è a posto e ha portato dentro anche queste due spigoli e ha portato dentro anche queste due linee nascoste che prima non c'erano. Sulla vista principale, viceversa, ha portato dentro solo questa linea nascosta dietro, che dà appunto ragione del fatto che il foro si ferma fino a qui. Ci rimane il foro davanti, quindi giriamo, mettiamoci in questa situazione e avviamo un nuovo schizzo. Su questa faccia, anche qui facciamo un rettangolo. Poi incominceremo a mettere a posto. Allora, è ad altezza 5 ottavi da terra. Quindi, però prima direi di mettere a posto la figura. Quindi questo orizzontale e tre perpendicolarità. Una, due e tre. Poi 5 ottavi da terra. 5 ottavi. La sua altezza non c'è data, ma ci viene detto che lo spigolo sopra sta a 3 ottavi da qui, quindi quota da qui a qui 3 ottavi. La sua larghezza non c'è data. Certo che ci sarà data, eccola qua, ed è ancora 13 sedicesimi. Quindi poi dobbiamo posizionarla sempre a 3 ottavi dallo spigolo, indifferentemente se di destra o di sinistra. Perfetto, la figura è completa, lo schizzo è completo, è anche completamente vincolato. Fine. Estrudi questo a tagliare fino a questa faccia e diamo l'ok. Controlliamo le proiezioni, clicchiamo qui, facciamo aggiornare e direi che a questo punto analizziamo la vista principale, le stesse linee, sia in linea continua sia con la linea tratteggiata. E qui, in più rispetto a prima, con questa ultima lavorazione sono comparse queste due linee tratteggiate che danno ragione del foro davanti. La vista da destra.
È esattamente la stessa, con le stesse linee tratteggiate. Adesso sono comparse queste linee tratteggiate sopra, che danno ragione sempre del foro davanti. Queste altre già c'erano prima e danno ragione della lavorazione fatta sotto. Quindi direi che le due viste che abbiamo ottenuto e le due viste che ci hanno date come ipotesi del problema, come dato ipotesi del problema, sono le stesse, coincidono dal punto di vista geometrico. L'oggetto è lo stesso dell'oggetto rappresentato qui. L'oggetto che abbiamo creato è lo stesso dell'oggetto che è rappresentato in questo disegno. Ci rimane da verificare le dimensioni. Allora, cominciamo a quadrare la vista principale. Iniziamo da questa quota 3 e 7 sedicesimi. Annotazione quota. E otteniamo un numero che però non è 3 e 7 sedicesimi, perché non è nel formato frazionario. Allora, come facciamo a portarcelo nel formato che ci serve? Gestione, editor stili, le norme attive sono quelle di default ANSI, quindi la quota default ANSI e il formato non è decimali ma è frazione. Frazione orizzontale, frazione diagonale, frazione non impilata, usiamo questo, frazione orizzontale. Precisione 4, un quarto, no, attenzione perché qui c'è sedicesimi. Quindi mettiamoci in una precisione di sedicesimi, meglio ancora se in trentaduesimi. Poi eliminiamo gli zeri finali, come abbiamo sempre fatto, e qui, visto che abbiamo a che fare anche con le quote angolari, sistemiamole con due decimali. Salva e chiudi. E a questo punto vedete che è comparso al posto di 3, quel che era prima, non me lo ricordo, 3 e 7 sedicesimi. E possiamo tranquillamente andare avanti perché abbiamo cambiato lo stile di quotatura per le quote, mettendo uno stile frazionario. Quindi torniamo ad annotazione, mettiamo quota e mettiamo tutte le altre quote. 3 ottavi. Ottavi. Poi 15 sedicesimi. 1. Sette ottavi, otto ottavi. Andiamo avanti, 1 e 15 sedicesimi. Adesso tutte le quote sono le stesse, il che ci permette di affermare che, oltre che dal punto di vista geometrico, anche dal punto di vista dimensionale funziona tutto. La nostra modellazione è corretta, 3 ottavi. Un quarto, le lunghezze, 7 ottavi, 15 sedicesimi, 1 e 3 quarti, mettiamo l'ausiliaria completa che è l'ultima quota perché le abbiamo poi messe tutte, quindi da qui a qui. 3 e 15 sedicesimi, poi facciamo la solita correzione aggiungendo per le quote ausiliarie, come sappiamo dalle norme, la parentesi prima è aperta e chiusa, tonda, che ci dicono appunto che questa è una quota data solo per comodità, perché in realtà la definizione geometrica dell'oggetto è già quella che otteniamo dalle quote già inserite. Stavo controllando, mi sembra che non ne manchi nessuna. Passiamo alla vista da destra. Ecco
Vuota. Ottavi, 13 sedicesimi, 5 sedicesimi, globale 2 e 5 sedicesimi. 11 sedicesimi, 3 e le ultime due quote sopra che sono ancora 3 ottavi, è un 3 ottavi diverso. Adesso qui dobbiamo far spostare la quota di qua, perfetto, e poi questo che è 1 più quota. 1 più 19, 9 sedicesimi, scusate. Quindi queste ci sono, questa c'è, queste ci sono, sono le stesse, questa è la stessa, 2, 5, 6, 2, 5 sedicesimi. Perfetto, anche la vista da destra è a posto. Direi che non ci rimane che salvare il tutto perché l'esercizio è completo, finito, correttamente svolto. Spero che anche qui abbiate imparato qualcosa di nuovo, soprattutto nella gestione delle quote frazionarie, è la prima volta che capita un esercizio e per i pollici può succedere. Lasciate un like se appunto qualcosa di nuovo avete imparato, iscrivetevi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti e non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.